Benvenuti in queste nuove sessioni di corsi tecnici dedicati ai lubrificanti per il mondo delle due ruote. Parleremo di oli motore, oli ingranaggi, fluidi per forcelle e lubrificanti per catena. Nello specifico ci addentriamo nel mondo degli oli motore quattro tempi. Un olio motore quattro tempi per motoveicoli deve essere altamente performante. Questo perché, nella maggior parte dei casi, è sottoposto a temperature di esercizio molto elevate e regimi di rotazione altrettanto elevati. Quindi lo stress termico che si genera all'interno del lubrificante è altissimo. Proprio per questo vengono utilizzate delle basi molto performanti, basi sintetiche del gruppo 3, del gruppo 4 e addirittura del gruppo 5, come noi utilizziamo sulla maggior parte delle formulazioni Fuchs silcolene, per resistere a queste sollecitazioni veramente elevate. Per quanto riguarda la tecnica del lubrificante, si rimanda al video caratteristiche di un lubrificante. L'olio motore viene classificato in base alla viscosità. Esistono lubrificanti molto fluidi, come ad esempio lo 0W20, fino ad arrivare ad oli motore molto più spessi, come il 20W50 e il 10W60. Dipende molto dalla tipologia di motore e dalla tipologia di veicolo. Il suggerimento su quale viscosità adottare sul proprio motoveicolo viene dato dal costruttore. L'olio motore quattro tempi viene classificato in base alle prestazioni che è tenuto a superare. Esistono le specifiche API dell'American Petroleum Institute, come ad esempio la APSL o SM o SN, sinonimo di lubrificante ad elevate prestazioni, ed anche le specifiche giapponesi, come la JASO MA2. La JASO MA2 riguarda specificatamente i lubrificanti idonei al funzionamento nei sistemi integrati motore, cambio e frizioni in bagno d'olio e riguarda tutti quei motoveicoli ad utilizzo stradale altamente performanti. Più in basso abbiamo la JASO MA1 fino ad arrivare alla JASO MB, una specifica utilizzata per lo più sugli scooter. Gli oli motore Fuchs silcolene sono formulati con estere sintetico e additivi di ultimissima generazione. La nostra tecnologia XP Technology permette un rilascio di potenza molto elevato, un risparmio nel consumo di carburante, una riduzione dei consumi di olio veramente importante e soprattutto anche per applicazioni racing una protezione di tutti i componenti meccanici elevata. Oltre agli oli motore quattro tempi esistono anche lubrificanti per motore due tempi. Sono lubrificanti che si miscelano insieme al carburante e devono adeguatamente lubrificare le parti in movimento, essere compatibili con le guarnizioni, creare pochi depositi e soprattutto, per quanto riguarda le normative antinquinamento, creare pochissima fumosità. Proprio per questo esistono lubrificanti a bassissima fumosità, classificati come JASO FD, fino ad arrivare alle più datate JASO FB per motocicli e scooter ormai di qualche anno fa. Per quanto riguarda invece le specifiche dell'American Petroleum Institute, quella di riferimento è la APTC, che riguarda gli oli motore due tempi più performanti. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo training tecnico.